Nuove disposizioni assessoriali sono state emanate lo scorso 21 dicembre e rese operative a partire dal primo giorno di questo mese in materia di reperimento e somministrazione dei farmaci appartenenti alla categoria H, farmaci necessari al trattamento terapeutico di gravi patologie. Sono farmaci che non si trovano in farmacia, ma che vengono forniti soltanto dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi dagli ospedali e dalle aziende sanitarie provinciali. Sono dei farmaci innovativi, sono molto costosi e che ancora sono anche in fase di sperimentazione. I pazienti, in base alla normativa precedente, che risale al 2004, dovevano recarsi direttamente nei centri di riferimento, dove erano in cura, quali l'Ismet, il Buccheri La Ferla, i Policlinici Siciliani ed altri ancora, per rifornirsi dei farmaci previsti nel loro piano terapeutico, ma davvero con grossi disagi. Il guaio per i cittadini era che non venivano forniti i quantitativi necessari da utilizzare da una visita all'altra, ma venivano forniti i quantitativi solo per un mese. Questo costringeva i familiari a andare 3-4 volte a Palermo o Catania a andare a ritirare questi farmaci. Con la nuova normativa invece è stato sancito per intanto che l'azienda che si prende in carico il paziente deve dare il primo ciclo di farmaci. Tutto il resto della cura il paziente l'avrà dall'ASP di appartenenza e quindi l'avrà a livello locale e avrà i quantitativi necessari per coprire il periodo che va da una visita all'altra. A spingere affinché questi farmaci giungano sul bancone delle farmacie territoriali sono state le sezioni del Tribunale per i diritti del malato della provincia di Agrigento, ma anche di altre province siciliane, che sono intervenuti presso l'assessorato della sanità, rendendosi anche disponibili per qualsiasi necessità. I cittadini che dovessero riscontrare delle disfunzioni possono tranquillamente rivolgersi alle sedi del Tribunale per i diritti del malato, che sono presenti in tutto il territorio della Sicilia.